Prodigy Travel Experience, continuano le nostre interviste, Medioter Radio, Silvia Cangelosi. Dopo l'apertura di questa bella giornata, sono nello stand, l'avete visto, di MSC Crociere, un mondo da scoprire, tutto da scoprire. Una seconda ripartenza parte da qui con noi, a Leonardo Massa, benvenuto su Medioter Radio. Grazie, contento di essere qua e contento di poter parlare non solo di ripartenza come oggi parlano tutti, ma di seconda ripartenza, perché in realtà il là alla ripresa del turismo lo abbiamo già dato, essendo stati i primi al mondo a ripartire nell'agosto del 2020 con turismo di prossimità nel Mediterraneo, e oggi con ottimismo guardiamo le notizie che arrivano dagli Stati Uniti, dove speriamo a novembre cada questo travel ban, e con la ripresa del lungo raggio guardiamo una ripartenza totale a 360 gradi dell'industria turistica. Quindi seconda ripartenza, facciamo i complimenti a MSC Crociere di nuovo. Insomma, si è parlato anche di innovazione, no? Una delle parole chiave di questo TTG, innovazione, tecnologia, digitalizzazione. E poi la fiducia, be confident, la fiducia che dobbiamo avere, insomma, in questo 2022 che è ormai alle porte. Vero, crediamo che questa pandemia abbia molto cambiato i comportamenti di acquisto dei consumatori, e il livello di digitalizzazione degli italiani è cresciuto in maniera esponenziale. Bisogna cavalcare quest'onda facendo sì di raccontarsi come prodotti in maniera sempre più digital friendly. Proprio oggi in fiera abbiamo presentato il sito Instagram italiano di MSC Crociere, che servirà a parlare in maniera sempre più friendly ai consumatori italiani, direttamente come azienda e tramite le agenzie di viaggio che rimangono nel nostro canale distributivo preferenziale. Ah, bellissimo il canale Instagram, io da genovese, donna di mare, insomma, andrò a curiosare, andate, fatelo anche voi a curiosare sul canale Instagram. Con il ministro Garavaglia, ai nostri microfoni che abbiamo intervistato questa mattina, si è parlato insieme al presidente dell'ITA anche dei voli, perché insomma un po' un disastro è stato, quindi finalmente parliamo di turismo, dobbiamo avere anche i collegamenti, i voli diretti, gli scali, se vogliamo un turismo più aperto anche da questo punto di vista. Verissimo, è una condizione per avere turismo nazionale ma più di tutto internazionale. In questo ci tengo a sottolineare che come MSC Crociere abbiamo già siglato un accordo proprio con ITA per supportarlo in questa ripartenza del vettore, e per far sì che sempre più turisti italiani possano andare in giro per il mondo e turisti dal resto del mondo venire a scoprire il nostro bel paese. Allora, ultima domanda, un po' di novità in questo 2022, cosa bolle in pentola, il catalogo, le tendenze, qualche curiosità? Tante cose, quest'inverno molto molto ricco anche di nuove destinazioni. Oltre al Mediterraneo proporremo per la prima volta delle crociere in Nord Europa d'inverno, le capitali del Nord, e poi gli Emirati Arabi, destinazione usuale, a cui si affiancherà l'Arabia Saudita, che è una nuova destinazione in assoluto, prima volta le crociere in Arabia Saudita, non solo per noi ma per il mercato. E poi estate 2022 arriverà una nuova nave MSC Seascape e nuove destinazioni sia a livello mediterraneo che a livello internazionale, quindi grande ottimismo e fiducia aiutata anche da un 2021 che in termini di volume ci ha sottolineato quanta voglia di partire ci sia da parte dei nostri clienti. Sempre sul pezzo, devo dire, MSC Crociere, MSC Cruise, davvero in bocca al lupo, buon lavoro e soprattutto buon vento. Vento in poppa e vi aspettiamo a bordo, grazie anche a voi. Grazie perché avete supportato il nostro Padel Day Challenge con un premio pazzesco, sono stati tutti felici. Primo premio alla crociera nel Mediterraneo, insomma salutiamo anche Zambrotta, i calciatori intervenuti, un evento molto bello. Grazie a MSC Crociere. Grazie a voi e continuate così a supportare l'industria del turismo che ne abbiamo bisogno. Grazie.